Carissimi amici e ascoltatori, eccoci nuovamente qui insieme all'interno della nostra consueta rubrica MedicinaRegioneLazio.it, interamente dedicata alla salute, alla medicina, alla prevenzione e al benessere a 360 gradi, ma nel quale rientrano anche tanti elementi di psicologia, psicoterapia in compagnia di professionisti di riferimento. E oggi, sempre sulle frequenze di Radio Roma Capitale, sono in compagnia di una psicologa, psicologa alimentare, psicoterapeuta presso Centro Cuore e il Centro per la Famiglia. Parleremo di un argomento, affronteremo un argomento molto interessante, parleremo di adozioni e come hanno vissuto le famiglie adottive e i figli durante il lockdown. Andremo a scoprire vari aspetti importanti e lo faremo assieme alla dottoressa Maria Pia Di Bari. Benvenuta all'interno della nostra rubrica. Grazie, io saluto Riccardo molto piacevolmente e saluto voi tutti che mi state ascoltando e che avrete la pazienza anche di ascoltare. Grazie di aver accolto il nostro invito, dottoressa, un saluto a lei e agli ascoltatori. Dunque, perché sostanzialmente si decide e si arriva ad adottare un bambino? Quali idee ci sono dietro tutto questo? Allora, all'adozione si arriva perché la coppia dopo diversi tentativi di avere un figlio in maniera naturale, quindi anche biologica, decide, a un certo punto si accorge che i figli non arrivano. È un dramma quando scoprono questo, perché viene meno la propria autostima, l'immagine di sé che uno si è costruito nel tempo, ma anche quel progetto di diventare famiglia con il proprio partner. Quindi nel momento in cui nello studio medico scoprono la loro infertilità a procreare in maniera biologica, e lì vengono fuori, sì, la coppia si pone diverse domande. Ovviamente nel campo medico il ginecologo propone, fa delle diverse proposte, tra cui quella della inseminazione medicalmente assistita, le varie forme, quella eterologa, omologa, eccetera. Si dà un tempo si dà un tempo alla coppia per riflettere su che cosa meglio per loro. Ma più delle volte le coppie decidono che questa non è la loro strada, cioè la fecondazione medicalmente assistita non è la loro strada, perché per motivi etici, per motivi religiosi, per motivi culturali, per una serie di motivi che la coppia comunque confronta. Ci sono motivi di varia natura. È stato molto efficace e importante, esaustivo questo inizio, dottoressa, e vorrei condividere tutto questo assieme agli ascoltatori tramite i canali, i profili social, per rimanere sempre aggiornati, data anche la tematica molto interessante. Strumenti che daremo a conclusione, sappiamo oggi quanto siano importanti anche per diffondere determinati concetti, e andiamo avanti. Ancora volevo continuare, certo, no? Certo. Come poi arrivano a decidere di adottare? Questa è una scelta che va avanti a volte anche degli anni, e più delle volte le coppie perdono anche molto tempo, perché più si è giovani e più diciamo, si affronta l'adozione con i tempi giusti. Se per esempio una coppia si sposa a 30 anni, intorno ai 33-34 anni vede che non riesce ad avere figli, poi si perdono degli anni preziosi e prima si decide, e i bambini arrivano anche con un'età entro i 10 anni di età, perché è difficilissimo oggi avere bambini al di sotto dei 3 anni. Detto questo, come si arriva poi all'adozione? Riporto la frase di una persona che ha adottato, appunto con l'associazione, una signora che diceva: ma i bambini già ci sono, perché andarli a preconfezionarli con gameti di altre persone che magari non ci appartengono? La motivazione è proprio qui. I bambini ci sono, tanti bambini abbandonati, e noi lo vediamo, guerre, terremoti, eccetera, e rimangono soli questi bambini, e chi si prende cura di loro? E quindi l'adozione entra proprio per andare incontro a questi minori abbandonati, e quindi si arriva all'adozione. Come si arriva poi all'adozione? Si
arriva attraverso il Tribunale dei Minori Territoriali, che a sua volta li rimanda alla presa in carico delle strutture territoriali, le ASL e quant'altro, e da lì incomincia l'iter che può andare avanti un anno per la preparazione, perché le coppie prima di adottare un bambino che o con la nazionale, l'adozione nazionale o con l'adozione internazionale, comunque devono essere formate, perché diventare genitori attraverso l'adozione non è la stessa cosa che diventarlo attraverso la maniera biologica. Assolutamente. Dottoressa, una curiosità ascoltandola, come lei in primis, visto che è qui, insomma, in nostra compagnia, conduce il suo lavoro in tal senso, perché fa parte di una realtà, insomma, associazione che ha anche un impegno, no, molto importante, c'è un messaggio, spesso si trascura al giorno d'oggi ancora il valore di un'adozione. Io credo che invece, in virtù di quello che stiamo vivendo e sta ancora accadendo, ha assunto una dimensione, uno spessore ancora maggiore. E quindi lei come continua a condurre il suo lavoro in tal senso? Ma perché c'è un fattore etico, una questione morale. Ci sono tanti bambini abbandonati che vivono male, e quindi perché non dare una possibilità a questi bambini di avere una vita, diciamo, tra virgolette, normale come tutti gli altri bambini? Non dobbiamo dimenticare che i nostri bambini vivono nel benessere, anche nel superfluo, direi. A questi bambini invece manca il necessario per vivere, per non parlare poi delle cure mediche, che quando arrivano in Italia la prima cosa che si fa, i genitori la prima cosa che fanno è portare i loro figli ai centri medici specializzati, che sono al Gemelli, qui a Roma sono al Gemelli e al Bambin Gesù, dove ci sono proprio queste strutture specifiche per i bambini che arrivano dall'estero. Quindi tutta una serie di visite mediche molto approfondite, si scoprono anche tante problematiche che grazie poi all'adozione questi bambini riescono a vivere normalmente. Ecco, dottoressa Di Bari, insomma, tantissime cose, insomma, tante cose abbiamo condiviso fino adesso, ma un'ulteriore curiosità, davvero nel concreto, che impatto emotivo e psicologico ha avuto il lockdown su questi bambini adottati? Allora, diciamo che qui, a seconda della fascia di età, ci sono stati dei vissuti differenti e anche delle conquiste differenti. Diciamo che quello che li accomuna, sia i bambini adottati che ora hanno, che ne so, dai 6 ai... Allora, intanto io mi occupo di bambini che arrivano dall'età di 5-6 anni ai 18 anni. Ho anche esperienze di ragazzi, di figli, di persone che conosco, perché poi con queste coppie si rimane in contatto, di ragazzi che ancora vivono in famiglia e che hanno 25-26 anni, che hanno addirittura a questa età, nonostante stiano in Italia con questa famiglia da anche 15 anni, è stato proprio in questo periodo che hanno scoperto l'intimità con i propri genitori. Qualcuno ha anche scoperto in questo periodo del lockdown qual è il metodo migliore per lui per apprendere la lingua italiana, per esempio. Perché non dobbiamo dimenticare che io parlo di adozioni internazionali, quindi bambini che vengono dall'estero. Certo. E per loro è la cosa più difficile quando arrivano in Italia è quello della lingua. Vengono dal Sud America piuttosto che dall'Africa, piuttosto che dall'Asia, Europa, insomma Nord Europa, Europa dell'Est, quindi lingue che sono totalmente diverse dalla nostra. Quindi la difficoltà maggiore che trovano è proprio quella della comprensione, e quando vanno a scuola la difficoltà è proprio nell'apprendimento delle materie letterarie, perché mentre sul piano delle le materie scientifiche, quindi matematica, fisica, sono più agevolati, perché qualcuno di loro mi dice dottoressa, la matematica, i numeri quelli sono uguali in tutte le lingue, mentre la nostra lingua, quindi la comprensione della storia,
geografia, della lingua italiana, le materie letterarie, diventa più difficoltoso. Quindi una persona, specialmente in questo periodo, mi ha raccontato che lui, proprio grazie all'essere stato rimandato l'anno scorso in filosofia ed essere stato in riparazione, ha scoperto che può imparare meglio e capire le materie registrando. L'ha scoperto, poverino, a 18 anni. Non è mai troppo tardi, come si dice, ma è importante, anche interessante, perché questo restituisce ancora più chiarezza ai nostri ascoltatori. Io spero, insomma, che sintonizzati con noi all'interno della nostra rubrica ci siano anche tante persone, adulti, che in qualche modo per problematiche di varia natura hanno deciso, hanno intenzione ancora di adottare un bambino o una bambina. Non c'è cosa più bella e meravigliosa di questa, veramente. E le emozioni che ciò che può dare può essere paragonabile, insomma, senza scendere troppo nei dettagli, magari ad avere un figlio, perché poi si costituisce una certa realtà, come lei ha detto. Il bambino o la bambina, crescendo, si integrano nel nucleo che li accoglie, certo, e li sentono veramente come i propri genitori, imparano, sì, a conviverci. Diciamo che questo è un risultato che avviene nel tempo, non è immediato. I primi tempi le coppie faticano molto, e qui e poi è anche il nostro lavoro come ente di aiutare le coppie nel passaggio, perché si passa da una condizione nella coppia, una condizione di un rapporto duale, quindi marito e moglie o compagno. Ovviamente per poter accedere all'adozione bisogna essere conviventi almeno da 3 anni, quindi comunque ci sono delle regole e c'è tutta una normativa che ovviamente va seguita. Certo. E quindi sono cambiate diverse cose strada facendo. Siamo quasi giunti in conclusione della nostra intervista, ma un'ultima curiosità, ultimo aspetto interessante era vedere un po' l'evoluzione, oltre come è cambiato anche tutto questo, come cambierà e come lei gestirà anche il suo lavoro in tal senso all'interno dell'associazione, è molto importante. E cosa si potrebbe fare di positivo, di propositivo, a partire da questo momento in merito alle adozioni? Perché tanto se ne parla, siamo bombardati dall'informazione da tantissimo tempo, sono anni, ma alla fine non si ha veramente una chiara coscienza, consapevolezza del valore dell'adozione. Cerchiamo di esaltare tutto questo. In conclusione, cosa si potrebbe fare nell'immediato futuro, anche, dottoressa, in virtù della situazione che stiamo vivendo, che ci accompagnerà molto più a lungo di quello che pensiamo? Ma io quello che mi sento di dire è che di prendere in considerazione questa eventualità, l'eventualità che esistono dei bambini che hanno bisogno di essere accuditi, hanno bisogno di diventare persona. Spesso vengono utilizzati, ahimè, per traffici illeciti, non con l'adozione però, certo, è certo. Proprio noi attraverso l'adozione che si va a togliere questi bambini dalla strada, innanzitutto dalla strada, anche dalla criminalità, per cui offrire, ed effetti esiste proprio la legge 184, sì, la legge 184 del 4 maggio 1983, è da lì che parte la legge, appunto, proprio la legge sull'adozione e l'affidamento parte da questa legge qui. Poi c'è stata la ratifica con la convenzione dell'AIA, certo, dove gli stati hanno firmato questo patto bilaterale di accordi, dove viene presa in considerazione l'infanzia abbandonata e il diritto del bambino ad avere una famiglia. Questa è l'adozione, ecco. Il significato dell'adozione è questo, ecco, il diritto da dare al bambino una famiglia e non viceversa. Non è la coppia, il diritto della coppia ad avere un figlio, è il diritto del bambino ad avere una famiglia. Ecco, giunti in conclusione, in qualche modo dobbiamo concludere, però era importante sottolineare quest'ultimo aspetto. Che dire, vedremo l'evoluzione futura. Io non posso che ringraziarla, veramente abbiamo toccato un tema molto delicato e importante, che ha un valore specifico anche e soprattutto in questo periodo. Speriamo un po' di aver anche insieme smosso le coscienze, come si dice. Io non posso che augurarle il meglio.
per la sua attività futura. Un'ultimissima cosa aggiungere, perché dobbiamo proprio chiudere. Sì, un'ultima cosa che posso aggiungere è che durante il periodo del lockdown famiglie adottive e figli adottati hanno imparato a conoscersi, perché stando a stretto contatto hanno avuto tutta la giornata a disposizione, perché entrambi i genitori erano ovviamente fermi anche loro in casa, e quindi hanno avuto maggiormente l'occasione di conoscersi e apprezzarsi, anche se qualcuno di loro era qui in Italia già da diverso tempo. E questo è molto importante. Giunti in conclusione, le auguro il meglio, dottoressa Maria Pia Di Bari, psicologa e psicoterapeuta. Andiamo subito a dare il numero di cellulare, che è il 334-2300-652, gli indirizzi degli studi: via Giuseppe Albanese Ruffo 22 Roma, via Sante Viola 3 Tivoli, Facebook Maria Pia Di Bari, piena di foto e descrizioni sempre aggiornate, tanti like, mi piace, mi raccomando, il profilo Instagram dibari.mariapia, tante foto e tante clip, un contenuto visivo veramente di impatto. Canali di rinforzo ulteriori li troveremo nel canale YouTube, video a rinforzo di tutto. L'indirizzo email: mariapia.dibari@hotmail.it. Un saluto ancora la dottoressa Maria Pia Di Bari, un saluto a tutti. Grazie. Saluto tutti, vi ringrazio. Grazie Riccardo.